Ad un nuovo appuntamento con L'ho provato per voi. Oggi sono al Blu di Fregene e ho deciso appunto di provare il frisbee freestyle. Beh, per questa occasione ho chiamato due campioni d'eccellenza. Ho con me Lorenzo Apriani, poi l'altro ve lo presento dopo, però prima voglio parlare con Lorenzo. Vieni Lorenzo. Ciao, come stai? Benissimo. Giornata un po' avventosa, però noi saremo temerari e io soprattutto proverò questa disciplina. Spiegami un pochino di che cosa si tratta. Allora, noi facciamo una disciplina particolarissima che è il frisbee freestyle, cioè lo stile libero praticamente del frisbee, perché il frisbee ha 10 discipline e questa diciamo che è la più fantasiosa, la più personale e la più estrosa. Tu sei stato campione europeo nel 2005, mi raccontavi, quindi grandi soddisfazioni da questo tipo di disciplina. Sì, è stato fatto il campionato europeo ad Amsterdam, in Olanda. Ho partecipato insieme con due carissimi amici, tra l'altro scandinavi, e abbiamo preparato... Che uno non direbbe mai che in Scandinavia fanno il frisbee, però praticamente uno svedese, un danese, e abbiamo fatto questa squadra che l'abbiamo chiamata Scanditalia. Ah, vedi. Molto curiosa. E abbiamo avuto tra l'altro pochissimo tempo per allenarci, però siamo riusciti a conquistare il titolo nella categoria Coop, che è quella in tre persone. Andiamo a Racanio. E direttamente dalla California abbiamo Tom Leitner, che è stato campione del mondo l'ultima volta nel 2009. Ma quante volte sei stato campione del mondo, Tom? Tipo 10 volte. Tipo 10 volte, niente, una sciocchezza. Nella tua esperienza, però, volevo sapere, negli Stati Uniti tu hai lavorato, che so, anche con bambini, con ragazzini, hai fatto l'istruttore, sei istruttore? Sì, sì, ho fatto tipo 200 show di bambini in tutto California. È stato molto molto bello perché i bambini piacciono molto il frisbee. E quando si vede queste cose di girare così. È quello che farò io dopo, vero? Sì, io proprio uguale, avete visto come l'ha fatto io dopo? Uguale, identico. Sì, bene, proviamola. Vabbè, certo, i bambini hanno un approccio un po' più ludico, quindi lo prendono come un gioco. Poi i bambini sono delle spugne, quindi recepiscono sicuramente più di un adulto. Bene, io adesso torno da voi, mi vado a cambiare e poi voglio vedere nello specifico anche qualche cosa che mi incuriosisce, che ho visto che avete messo, poi mi spiegate tutto. Allora, io mi vado a cambiare e poi ci vediamo fra un pochino qui per capirne un po' di più. Andiamo, Tom. All right, let's go. Mi sono anche legata i capelli, oltre ad essermi vestita come, insomma, comoda per provare il frisbee freestyle. Però sono a parte le condizioni atmosferiche, che io lo dico prima, perché poi non si dica che io non riesco a fare le cose che provo. Giorgio, per favore, inquadra l'ombrellone sopra di noi, perché oggi c'è molto vento. Però Tom mi diceva che per loro, insomma, è un vantaggio, vero? Perché riuscite a fare più cose con il vento. Sì, sì, mi diverto con il vento. Se in una direzione si è costante, si fa le cose in vento forte e non si fa altri volti. So. Agevola quindi, diciamo, le figure. Io invece farò una figuraccia col vento, però non fa niente, insomma, non farò le figure, farò una figuraccia. Bene, adesso invece voglio chiedere a Lorenzo un'altra cosa, perché ho visto che sulle mani avete qualcosa. Chiamoci queste unghiette, a che cosa servono? Sembra appena uscito dall'estetista Lorenzo. Ma dall'estetista direi non proprio. Allora, moltissimi freestyle utilizzano delle unghie finte, posticce, le attacchiamo con la colla e praticamente servono per non far toccare il frisbee, la superficie del frisbee. La superficie del frisbee con la pelle e utilizzare soltanto appunto l'unghia per eliminare l'attrito.
e quindi facilitare il tipo di esercizio e in più aumentare la durata dello stesso esercizio. Quindi. E quindi con le unghie riusciamo a fare delle cose che diversamente senza unghie sarebbe molto più difficile fare. O anche magari soltanto provare a far girare il frisbee, è più semplice. Bene, dopo che mi hanno mortificato facendomi vedere quello che sanno fare loro con questo frisbee, a questo punto proviamo. Allora, iniziamo con qualche tecnica base. Allora, proveremo qui qualche cosa e poi andremo sulla spiaggia. Cosa desideri provare prima? No, cosa ti ricordi della tua esperienza? La mia esperienza, diciamo, sono passati tipo 25 anni, quindi eviterei di far conto. Un piccolo lancio, vuoi provare? Ma quello lo proviamo. Te lo faccio io. Ecco, la presa. Te lo faccio io, sì. E fai la presa più semplice del frisbee? E proviamo. Cioè la pancake catch? Ma già la pancake, proviamo. Yes! È un fenomeno, io lo dico sempre, sottovaluto sempre. Un fenomeno. Adesso con una mano sola. Sembra quasi come. Però ci provo, dai. Allora, queste quindi sono delle prese basse, delle prese basse, sì. Poi ci sono chiaramente le prese avanzate, che noi lo chiamiamo semplicemente con un esercizietto il numero 10. Queste sono proprio le più semplici. Ok, quindi l'impugnatura del frisbee è così? Se sì, io lo devo lanciare. Esattamente, in questo, modo. Questo è il lancio più semplice che c'è. Ok, adesso voglio vedere però con Tom il giochino del come si fa con l'equilibrio, quindi adesso passo a Tom. Yes, let's give it a try. Okay. I'm ready, Tom. Put up your finger like this. Okay, my finger. Okay. My finger. Solo the long, yeah. Okay. Ecco. Now continue, giro. See? See? Oh, where are you going? Not bad. And I don't need one more try. One. Not bad, avete capito? Not now, bad. Keep it a little higher this time. Okay. Here we go. Okay. Ready? You got it. And the bass keeps running. Sembra facile, ma in realtà è difficilissimo. Okay. Ma io voglio provare ancora una. Ok. Allora. You got it. Oh, l'allero. Rischio di volare con tutto il frisbee. Oh, l'ottimissimo, ready? Ottimissimo, eh? Ho ricevuto l'ottimissimo, quindi. Campionessa! Lose control, a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Questo movimento si chiama the tip. Per fare il tip devi fare the... il polso. Polso. Polso molto dritto. Ok. Così. Touch me with your fingertips. Il primo non ha fatto 100, no, so cambiato di angolo e poi più difficile. Okay. Si fa pum, pum. Ok, sei pronti? Bene, dopo questo il dip, giusto? Sì. Tip, andiamo a vedere il roll. E lo facciamo a tre, vieni anche tu Lorenzo, dai. Ci sto in mezzo. Ci sto in mezzo. Ok. Come va? Faccio? Che fa? Così? Dietro. Okay. Dietro. Uno, due. Ok. One, two, three. Ah. Bene, allora sono pronta per andare a provare il frisbee con Lorenzo e con Tom. Andiamo? Raffaella, vieni, come on, come on, let's go. Mm-hmm.
parlaci invece del tuo sito web. Allora, innanzitutto non è il mio sito, ma il nostro sito, perché è il sito dell'Associazione Sportiva Freestyle. Abbiamo avuto la grandiosa idea di chiamare la nostra associazione, e chiaramente anche il sito, all'italiana, quindi non freestyle in inglese, ma appunto freestyle.it, creando non poche confusione tra tutte le persone che ci seguono. Però chiaramente è il nostro punto di riferimento per l'attività invernale, anche se adesso appunto inizieranno i corsi di settembre, da settembre in poi, ottobre, per tutto l'inverno, sia per i nuovi adepti che abbiamo conosciuto durante l'estate, perché noi andiamo in giro sia con spettacoli e sia in vacanza, appunto portandoci sempre dietro il frisbee, e appunto avere l'opportunità di insegnare il frisbee a nuovi giocatori, a nuovi ragazzi che vogliono imparare, e sia di permettere ai giocatori già più esperti di continuare a allenarsi in vista delle gare o delle competizioni sportive. E poi di diffondere insomma questa disciplina, che è veramente divertente ed è giusto che abbia insomma il giusto spazio anche sul web. Però io vi voglio far vedere una chicca di questo, perché questo è fantastico, è il bigliettino da visita che mi ha dato Lorenzo, e guardate insomma come originale anche proprio il bigliettino da visita, appunto un piccolo frisbee. Bene, allora io direi che possiamo continuare a vedere qualche tecnica appunto di frisbee freestyle, e vi farete vedere qualcosa, ragazzi. Bene, si è conclusa questa mia esperienza con il frisbee freestyle. Ringrazio ancora Lorenzo e Tom, che sono stati carinissimi e bravissimi, e voglio anche ringraziare però Claudio Dall'Albero, perché la musica che avete sentito di sottofondo, che accompagnava le immagini, è stata proprio composta da lui e si chiama frisbee. Quindi lui anche è un campione della disciplina, lo ringraziamo. Ringrazio ancora questi due campioni che mi hanno fatto compagnia, è stato un onore ed un piacere. Grazie. Oggi l'ho provato per voi il frisbee, però adesso tocca a voi provarlo. Quindi chiamate Lorenzo, la sua associazione, e vi consiglio veramente di divertirvi con questa disciplina sportiva. Ciao! Ciao! Beh, costoso, no? Ah, sì!